In questo ultimo anno del 2022, un anno che di cui potremmo fare un bilancio molto negativo, ma io voglio invece fare e vedere la luce che c'è sempre nella notte, che c'è sempre nelle tenebre, e lo voglio fare appunto con il Vangelo e continuando un po' a vedere i gesti di Maria di quella notte, dopo che Maria mette al mondo il suo figlio primogenito, come dice Luca, lo prende tra le braccia, lo copre in delle fasce e poi lo adagia in una mangiatoia. Noi diremmo oggi che i bambini quando nascono noi li mettiamo in una culla, e che culla delle volte. Bene, voglio soffermarmi proprio su questo gesto di Maria, che è un gesto normale di una mamma che prende il suo bimbo e lo adagia, ma non in una culla, in una mangiatoia. Che cosa vuol dire alla luce del Vangelo questo gesto di Maria, che è normale della nostra natura umana? Cosa vuol dire adagiare questo corpo di quel bambino che è nato in una maniera, direi, normale? È nato però in una povertà, è nato un po', tra virgolette, più sfortunato di altri bambini nati al suo tempo, semmai in case più calde, in case un po' più dignitose. Ma quel bambino è un bambino speciale. Che cosa vuol dire adagiare quel corpo? Ce lo facciamo dire da padre Goffredo Boselli. Dice: è un gesto nel quale forse ci è permesso di vedere anche un atto di spossesso di quella vita appena nata, di originaria donazione di quel corpo. Un corpo nato per essere donato. Ecco qui il senso di quel adagiare quel bambino nella mangiatoia. E Maria sa bene che quello è un bambino speciale e capirà che quello è un bambino non suo, ma è un bambino che le è stato affidato e che lei deve donare. Maria non se lo tiene per sé, Maria lo dona all'umanità, perché così vuole il Padre, perché in quel corpo che sarà crocifisso vi è vita, vi è speranza, in quel corpo vi è rinascita. D'altronde possiamo applicare anche lo stesso principio alla maternità umana nostra. Ogni figlio non è tuo. Non è tuo, non è tuo mamma, non è tuo papà. Ogni figlio è un dono. Quel corpo ti viene dato perché tu possa crescerlo e poi donarlo per la vita di quel bambino e perché quella vita possa diventare un dono per gli uomini e le donne in cui il tuo figlio vivrà. Che veramente ogni mamma oggi possa abbracciare i propri figli, anche se sono grandi, ricoprirli di maternità e ridonarli al mondo, perché questo mondo sia migliore. E così sarà Natale e così sarà un anno nuovo di speranza, di pace e di giustizia. Ci vediamo domani. Anno nuovo, vita nuova. Pari più TV, dritto al cuore. Ciao.